Quante volte mi sarò fatto questa domanda? E tutte le volte sono rimasto senza risposte. L'interruzione di un legame affettivo, di una connessione con una figura che non è intercambiabile con nessun altro, può essere causa di uno sconvolgimento talmente devastante per la mente e per l'anima da scaturire in esplosioni di energia? Tra le storie nelle quali mi sono imbattuto fino ad oggi, quella che sto per raccontarvi non sembra essere meno impressionante e, a mio avviso, porta con sé alcuni dettagli che, se da un lato potranno sembrare ripetitivi, dall'altro forse, potranno darci ulteriori indicazioni su come sia possibile unire i punti per riuscire a comprendere riferimenti quasi invisibili, ma importanti. Se molte storie possiedono elementi comuni, sarebbe il caso di accettare che, con molta probabilità, quegli elementi non sono solo delle coincidenze, ma vere caratteristiche di una fenomenologia ancora sconosciuta. Il resoconto dal quale ho tratto questo episodio fu redatto da un gruppo di ricercatori tra i più attivi in Italia a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 90, che ebbe tra le fila psicologi, medici ed altre figure professionali di rilievo. La segnalazione, come spesso accade, partì da un conoscente dei protagonisti della vicenda, persona indicata dai ricercatori come determinante e di indubbie qualità morali, serietà, razionalità e discrezione. Relativamente al luogo, vi basterà sapere che il tutto avvenne in un paesino in provincia di Treviso, dove bersaglio di questi stranissimi fenomeni fu la famiglia Dotto, composta dai due genitori e dai loro due figli, Alberto e Carlo. Vi potrà certo far sorridere scoprire che i fenomeni anomali nell'abitazione di questa famiglia ebbero una data d'inizio curiosa, ma prendetela come una battuta. Venerdì 2 novembre 1990. In realtà, la data in sé fu solo un caso, diversamente dall'evento che ebbe luogo e che incise particolarmente sulla situazione emotiva e psicologica familiare. Quel giorno, infatti, il primogenito Carlo partì per il servizio di leva obbligatorio. La famiglia, quindi, si vide privata di un componente da lì ai 12 mesi successivi, rimanendo di fatto formata dai due genitori e da Alberto, adolescente di soli 15 anni. All'indomani della partenza di Carlo, il 3 novembre appunto, la madre ed il figlio minore erano alle prese con faccende di casa all'interno del ripostiglio in cortile. Ad un certo punto però, inspiegabilmente, oggetti vari cominciarono a cadere come se una mano invisibile li scagliasse per terra ed inutili furono i tentativi di riportarli al loro posto perché il fenomeno si ripeté con la stessa intensità. Madre e figlio, terrorizzati, e sfido io a non esserlo, scapparono in casa di corsa, ma lo strano fenomeno si verificò anche lì, dove i piatti della cucina si schiantarono al suolo mentre alcuni quadri si staccarono dalle pareti e, come in un crescendo di violenza, il tutto culminò con il lampadario della sala da pranzo, che finì per schiantarsi sul tavolo. Nel giro di qualche minuto, la casa fu un immenso caos. Il gran fracasso prima e le urla dei poveri protagonisti poi non rimasero tra le quattro mura e i vicini, accorsi in loro aiuto, offrirono subito ospitalità. Cos'era accaduto sotto gli occhi terrorizzati di quella madre e del proprio figlio? Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Se avete vissuto un'esperienza inspiegabile e volete raccontarmela, non vi resta che inviare un messaggio vocale attraverso i link in descrizione. La prossima storia potrebbe parlare di voi. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Tra lunedì 5 e mercoledì 6 novembre 1990 avvennero altri fatti, tra cui l'episodio di un televisore nuovo che iniziò a bruciare senza che la spina fosse inserita nella corrente. Il fuoco venne faticosamente domato e gli ambienti divennero invivibili. La cucina fu saturata di un fumo nero ed acre, mentre l'intera casa divenne prigioniera di un maleodorante odore di plastica e gomma, così che la povera famiglia finì nuovamente ospite dei loro vicini. E qui avvenne ciò che accade quasi sempre nei piccoli paesi,
e cioè che la storia uscì di casa, diffondendosi in paese e facendo sì che, in una manciata di ore, quella famiglia e quella casa venissero additate, evitate e derise. Nelle ore successive, inoltre, arrivò anche una troupe televisiva che fu abilmente depistata dai vicini. Ultimo ad arrivare il parroco, al quale non rimase altro da fare che benedire la casa. Giovedì 8 novembre 1990. I vicini di casa parlano degli avvenimenti con un vecchio amico di nome Maurizio, che sarà poi il contatto con i ricercatori e che da subito mostrò interesse, tanto da voler incontrare Alberto e la sua famiglia per un colloquio conoscitivo. Durante questo primo incontro, Maurizio focalizzò da subito la sua attenzione su Alberto, che intuì essere la cosiddetta persona focale. E fu proprio un dettaglio di Alberto, un dettaglio ripetitivo, a colpire fin da subito Maurizio. Spesse volte lo sguardo del ragazzo diventava spento e assente. Ad ogni modo, per seguire meglio il caso, Maurizio si accordò con i vicini di casa di sentirsi telefonicamente ogni giorno, poiché viveva a circa 50 chilometri di distanza. Di questa attività divenne responsabile la figlia dei vicini, Marcella, che, avendo un buon rapporto con il parroco e sapendo che egli stesso era esperto di problemi giovanili, lo invitò ad incontrare il giovane. Fu così che i tre, Marcella, il parroco ed Alberto, effettuarono un sopralluogo all'interno della casa. Durante questo sopralluogo, però, avvenne qualcosa di inspiegabile. Il parroco sentì degli strani rumori provenire dalla veranda e, raggiuntala di corsa, i tre notarono che alcuni sassi del cortile avevano colpito e trapassato in più punti il grosso vetro. Si accorsero anche di un dettaglio molto importante. Dalla disposizione delle pietre sul pavimento interno della veranda e soprattutto dall'aspetto dei fori sul vetro, capirono che il lancio era avvenuto dall'interno e non dall'esterno. Tra l'altro, il parroco notò anche come per via della poca distanza tra una parete e la vetrata, non sarebbe stato certo possibile dare ai sassi una velocità tale da procurare al vetro fori come quelli. Eppure, il ragazzo non era stato mai perso di vista per un attimo. Il parroco, in quell'occasione, rimase davvero sorpreso tanto da organizzare per il 14 di novembre un secondo sopralluogo, assieme però ad un suo amico psicologo. Da questo nuovo sopralluogo non risultò nulla di anomalo dal punto di vista delle manifestazioni, anche se accade qualcosa di molto importante che mise a nudo alcune criticità emotive del ragazzo. In quell'occasione, infatti, l'atteggiamento di Alberto fu nervoso, distante e, continuando a guardarsi in giro, esplose urlando verso il soffitto il nome Osvaldo, che secondo il ragazzo era il nome dell'entità responsabile di quegli avvenimenti. I due religiosi, evidentemente preoccupati dalla reazione del ragazzo, nel tentativo di rassicurarlo, cercarono, e questo vi sorprenderà, di proporgli l'ipotesi dei fenomeni psichici, spiegandogli come la sua mente potesse essere la responsabile, seppur involontaria, causa degli avvenimenti. Di male in peggio, perché la reazione del giovane fu tutt'altro che comprensiva, anzi. Alberto ribatté che lo spirito chiamato Osvaldo non accettava la presenza dei due lì, e così il sopralluogo fu interrotto. In realtà, questa è una reazione che si ritrova spesso, poiché le persone al centro di questi fatti si sentono come colpevolizzate quando gli viene proposta l'ipotesi della loro mente come mezzo e offese, come se si volesse mettere in dubbio la loro sanità mentale. Non è questo il primo caso, ad esempio, nel quale adolescenti, spesso al centro di queste anomalie, spostano l'attenzione su presenze invisibili come causa dei fenomeni per liberarsi dalle attenzioni che reputano negative e pressanti. Per questo motivo, infatti, la relazione finale redatta da una psicologa e dalla quale ho tratto questo resoconto suggerisce alle famiglie di non contraddire troppo energicamente i figli in presenza di questi avvenimenti, ma di dare tempo ai soggetti di metabolizzare lentamente l'informazione che, forse, essi sono la causa di fenomeni spiegabili già conosciuti, anche se dalle dinamiche ancora ignote. Arriviamo al 15 di novembre. Marcella si offrì di accompagnare Alberto a recuperare degli abiti puliti in casa, ma non appena entrati, la povera ragazza fu colpita alla testa da una pentola volata fuori da un armadio.
I due ragazzi, terrorizzati, scapparono via rifugiandosi in casa dei genitori di Marcella e pensarono subito di avvisare il parroco che, in breve tempo, tornò a trovarli. Il parroco ed Alberto decisero di provare un altro sopralluogo e, giunti davanti alla porta di casa, il ragazzino provò ad aprirla, ma senza riuscirci. Fu così che esercitò forza verso quella maniglia bloccata, tanto da riuscire a spezzarla. Eppure, il parroco, che era lì, con una leggera spinta aprì la porta, incredulo. Questo episodio non fece altro che accrescere il nervosismo del ragazzo, nonostante fossero ancora sulla soglia di casa. A questo punto, il parroco, sicuramente in buona fede, commise un errore che influenzò negativamente Alberto. Infatti, il religioso, entrato in casa, cominciò a urlare rivolgendosi a questa ipotetica entità di nome Osvaldo, dicendo che era ora di finirla, che non aveva più paura di lui e che doveva sparire per sempre. Questa reazione causò come un crollo emotivo ed il ragazzino scappò fuori dall'abitazione, rifugiandosi dai vicini. Seguirono urla e insulti verso il povero parroco e frasi sconnesse che manifestarono come il povero ragazzo fosse stanco di essere trattato come un fenomeno da baraccone. La collera si tramutò in crisi isterica, che si placò solo grazie ad una provvidenziale, direi, telefonata del fratello Carlo. Questo episodio, scrisse la psicologa, dimostrò come i soggetti protagonisti di questo tipo di avvenimenti inspiegabili, spaventati e frastornati da quanto loro accade, normalmente tendono a chiudersi e si confidano solo con persone che ritengono sicure e amiche, mentre vivono qualsiasi intervento chiarificatore o di osservazione come un pericoloso tentativo di negazione e ridicolizzazione o, ancor peggio, come una minaccia e una pesante critica al loro stato mentale. Ma dopo questo periodo di tempesta ci fu un momento di quiete e così, dal 16 al 24 novembre 1990, non vi furono episodi di rilievo e anzi, ci fu un assaggio di ritorno alla normalità, tanto che Alberto riprese ad andare a scuola. Mercoledì 28 novembre, la madre di Alberto terminò di riassettare casa e, per certi versi, diciamo, ristrutturarla. Furono sostituiti infatti i vetri, le tende bruciate per via del televisore e furono riattaccati i quadri alle pareti. Ma, purtroppo, tutto ciò finì per essere solo un'illusione perché in quella stessa giornata Alberto, di ritorno da scuola, non fece in tempo a salire le scale per arrivare in camera sua che la casa fu di nuovo oggetto di manifestazioni violente e fu nuovamente un completo subbuglio. La madre a questo punto, credo presa dal più completo sconforto, povera donna, urlò al figlio di andare via e il ragazzo trovò nuovamente rifugio in casa dei vicini. Come detto prima, la figlia dei vicini Marcella fu incaricata di tenere al corrente degli accadimenti il signor Maurizio, cosa che fece tempestivamente telefonandogli e spiegandogli gli ultimi accadimenti. Fu così che Maurizio, salito in auto, percorse di fretta i circa 50 km di distanza tra le rispettive abitazioni. Arriviamo così a giovedì 25 novembre, giornata nella quale si tenne un nuovo sopralluogo, forse il più sorprendente e terrificante sopralluogo dall'inizio dei fenomeni. Maurizio ed Alberto decisero così di ritornare in quella casa dove, fin da subito, Maurizio mise in atto alcuni accorgimenti che gli consentissero di tenere sempre il ragazzo sotto osservazione, facendo in modo che egli si trovasse sempre davanti a lui, senza perderlo mai di vista. Si propose in un certo senso di non farsi prendere in giro, di non cadere in preda alla suggestione e di mantenersi il più possibile vigile ed obiettivo. Accortezze, o se vogliamo, abilità e regole che dovrebbero appartenere ad ogni ricercatore. Forse Maurizio immaginava quasi sicuramente cosa sarebbe potuto accadere da lì a poco e questo lo mise in una condizione di testimone privilegiato e, diciamolo, forse quella precisa situazione rappresenta un po' il sogno di ogni ricercatore nel campo dell'inspiegabile. Entrare in un'abitazione, luogo di precedenti eventi, assieme alla persona ritenuta fulcro degli eventi. Ma chi mi segue lo sa, spesso non rinuncio a sollevare qualche dubbio e anche in questo caso, visti i precedenti accadimenti e con l'alta probabilità che potesse succedere qualcosa di nuovo, mi sono anche chiesto perché il signor Maurizio non avesse pensato di portare con sé una macchina fotografica o, meglio ancora, una videocamera. D'altronde, era il 1990. Ma
Torniamo a quella umida e piovosa giornata di novembre. I due entrarono nell'abitazione nuovamente in perfetto ordine e, dopo una veloce ispezione al piano inferiore, si avvicinarono alle scale per il piano superiore. La scala presentava un dettaglio che rendeva tutto ancora più inquietante. Sulle pareti del corridoio che porta al piano superiore, infatti, aloni ingialliti mostravano segni di quadri ormai rimossi, forse foto di famiglia distrutte da quella furia invisibile. Questa scala era divisa in due e nel mezzo vi era un ballatoio dove era collocato un piccolo mobile specchiera. I due ebbero giusto il tempo di superarlo che subito Maurizio avvertì un fruscio alle spalle seguito da un forte fracasso. Il mobiletto, come si può immaginare, prima fissato alla parete con dei tasselli, si trovava ora in fondo alla prima rampa di scale, completamente distrutto. Entrambi increduli incrociarono lo sguardo e Alberto disse con aria rassegnata: «Si comincia». Ed il sopralluogo andò avanti con i due che si affacciarono alla prima camera, provvista di due letti, due scrivanie, due armadietti e qualche ricordo d'infanzia. Giunti nella stanza dei ragazzi, Maurizio si congratulò per l'ordine, ma non fece in tempo a finire la frase, che ancora una volta, alle sue spalle, notò un movimento e subito dopo un rumore. Uno dei quadri attaccato alle pareti era in bella vista, ma sul pavimento. Maurizio, quasi istintivamente, fece per recuperare il quadro con l'intenzione di appenderlo, ma Alberto lo avvertì di lasciarlo stare dov'era perché disse che il prete gli aveva detto di non sfidarli con cose del genere. Maurizio decise di assecondarlo, notando che il chiodo, al quale il quadro era prima attaccato, giaceva ancora lì, fissato al muro. Eppure, anche in questo caso, Alberto era sempre stato davanti a lui. Fin qui sarete d'accordo con me che i fenomeni, seppur straordinari nella loro evoluzione, sarebbero potuti essere stati creati ad arte da un ragazzino sveglio. Quello che invece accadde nei momenti successivi ha dell'incredibile. Pian piano, da una direzione indefinita, cominciò a farsi udire un rumore di ferraglia che preannunciò lo spostamento e poi il rovesciamento della pesante stufa a gasolio collocata in fondo al corridoio e, con estrema sorpresa di Maurizio, si aggiunse una sorta di rassegnazione del povero ragazzo. I due, sicuramente sorpresi e spaventati, corsero al piano inferiore dove Maurizio, con l'intenzione di non mollare, chiese ad Alberto di salire nuovamente per cercare di vedere un fenomeno dall'inizio alla fine. I due percorsero nuovamente tutte le stanze del piano superiore, senza però il verificarsi di alcun fenomeno e, prese le scale per tornare al piano di sotto, si accorsero che il passamano aveva cominciato a vibrare violentemente. Ciò convinse i due a sospendere la visita ed uscire dall'edificio. Fu dopo questo sopralluogo che Maurizio decise di contattare un team di ricercatori da lui conosciuto, tra le cui fila vi era un'esperta psicologa. La squadra, composta da 3 unità, arrivò dopo circa 2 ore di auto ed instaurò subito un dialogo aperto e rapido per cercare di concentrarsi sul caso. Il signor Maurizio dimostrò subito obiettività nel riassumere gli eventi. Nel rapporto, la psicologa si chiede come poter comprendere cosa prova un adolescente quando si ritrova improvvisamente al centro di fatti così misteriosi. Di che cosa ha bisogno? E come si può aiutarlo a fargli accettare la dinamica di fatti a cui ancora nessuno oggi può dare una risposta completa? Dopo il colloquio con la psicologa, il ragazzo sembrò quasi sollevato dal sapere che il fenomeno, alla luce di quelle che sono le indicazioni storiche e statistiche attuali, sarebbe cessato in poco tempo e il gruppo ed il ragazzo decisero di intraprendere un nuovo sopralluogo, ma senza che nulla accadesse. Da questa storia sicuramente uscirono ancora più distrutti i genitori del ragazzo che alla fine si mostrarono abbattuti, afflitti e anche intimoriti da questi eventi sconosciuti, violenti, la cui origine sembrava scaturire dal loro figlio appena adolescente. Ma alla fine, cosa possiamo ipotizzare? Dalla relazione viene affermato come i fenomeni cominciarono il giorno dopo la partenza per il servizio militare di Carlo e cessarono alla notizia del suo trasferimento ad una caserma nelle vicinanze. Alberto, di sicuro,
Aveva subito un grosso shock psicologico dovuto alla partenza del fratello e questo, credo, avesse creato fragilità e insicurezza. Per l'attendibilità e la serietà dei testimoni, come il signor Maurizio, i religiosi e la famiglia dei vicini di casa, i fenomeni furono ritenuti autentici dai ricercatori. Sicuramente lo furono i danni inspiegabilmente provocati all'intero edificio e quelli psicologici subiti dalla povera famiglia. Spesso sono io il primo a tentare di trovare un indizio di frode, eppure non ho mai compreso perché una persona o una famiglia debbano distruggersi casa. Unico grande rimpianto, secondo me, la mancanza di prove video o fotografiche a corredo del resoconto che forse avrebbero potuto illustrare e descrivere ancora meglio gli accadimenti, ma ahimè, questa è una vecchia storia.